La cattedrale di Cosenza, in un'atmosfera di grande suggestione e coinvolgimento emotivo, ha ospitato il Soul Side Gospel Choir di Elisa Brown, uno dei cori gospel più famosi in Calabria. Il concerto ha preceduto i tradizionali auguri del sindaco della città, Mario Chiuto, improntati quest'anno sulla sua idea di far diventare Cosenza città della fiducia. Ritengo che la città delle buone pratiche, la città della sostenibilità, la città fabbrica creativa, la città opera d'arte, la città delle persone, non delle macchine. Siamo tutti concetti che vanno benissimo e che stiamo anche realizzando, ma è fondamentale adesso ricostituire questa catena della fiducia che secondo me non solo a Cosenza ma un po' dappertutto è venuta meno. Nessuno ha più fiducia negli altri. Ci sono le imprese private che non hanno fiducia nella pubblica amministrazione, c'è il pubblico che non ha fiducia nel privato e ci sono i cittadini che non hanno fiducia né del privato né del pubblico. Noi vogliamo che attorno al bene comune, attorno a questa idea di città che diventa competitiva per due fattori, uno è la qualità della vita, la vivibilità, l'altro è la capacità di creare ricchezza e quindi occupazione e lavoro soprattutto per i giovani. E per far questo è necessario che si ricostituisca questo legame, questa catena forte di natura fiduciaria. Ai numerosi cittadini e autorità presenti ha rivolto anche il suo saluto e il suo augurio l'arcivescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, Monsignor Nolè. Dobbiamo dare a Dio la gloria, la preghiera, l'onore, la lode e il ringraziamento perché non ci abbandona. Ci vuol bene, ce l'ha dimostrato quando è venuto sulla terra, ma è rimasto in mezzo a noi, è rimasto con noi e la sua presenza più visibile, più vera è quella proprio nei poveri. E poi pace agli uomini di buona volontà, perché la pace passa attraverso di noi, le nostre coscienze, il nostro impegno. Il bene lo si apprezza sempre poco e in questi momenti, in queste festività, forse è quello che bisogna mettere in evidenza per incoraggiare anche chi non lo fa ad essere felice proprio facendo il bene. La serata si è chiusa con l'esibizione del piccolo coro del Teatro Rendano, diretto dal maestro Maria Carmela Ranieri.